c'è speranza, tra dichiarazioni e silenzi la verità viene finalmente a galla. Ormai è sulla bocca di tutti. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis per anni hanno rappresentato un simbolo di stabilità e affetto nel mondo dello showbiz, ma poi la crisi irreversibile. Il triangolo amoroso ha fatto il giro dei media, lasciando i fan e gli osservatori perplessi. La tensione è palpabile, e i dettagli che emergono sembrano dipingere un quadro di disperazione e dolore. Sonia sarebbe stata dissanguata viva. Le dichiarazioni hanno creato molto scalpore. Tutti sanno che il compagno della Bruganelli è Angelo Madonia, il ballerino. Questa relazione era stata inizialmente nascosta e camuffata come un'amicizia, portando alla luce problemi mai risolti e tensioni latenti. Parole forti come dissanguarla viva indicano qualcosa di molto grave. La pressione mediatica e le speculazioni incessanti non fanno che peggiorare la situazione, rendendo sempre più difficile immaginare un lieto fine. Nuova relazione tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, tra amore e polemiche. Il mondo del gossip è in subbuglio per la nuova relazione tra Sonia Bruganelli, nota produttrice televisiva ed ex moglie del celebre conduttore Paolo Bonolis, e Angelo Madonia, rinomato ballerino e insegnante di danza, conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma Ballando con le Stelle. Negli ultimi mesi, Bruganelli e Madonia sono stati spesso avvistati insieme in atteggiamenti affettuosi, suscitando l'interesse dei paparazzi e del pubblico. Le immagini che li ritraggono in momenti intimi hanno fatto il giro dei media, confermando una frequentazione che ormai non può più essere nascosta. Tuttavia, dietro la facciata di una nuova storia d'amore, si celano polemiche e sospetti. Secondo le dichiarazioni di Rosica, noto esperto di gossip, la Bruganelli potrebbe essere vittima di una sorta di tranello. Rosica sostiene che Angelo Madonia stia approfittando della produttrice, dissanguandola economicamente, un'accusa che riporta alla mente le critiche passate rivolte alla stessa Bruganelli durante il suo matrimonio con Bonolis. Secondo Rosica, la Bruganelli avrebbe sfruttato la sua relazione con Bonolis per ottenere vantaggi economici e posizionarsi nel mondo dello spettacolo. Ora, parrebbe che i ruoli si siano invertiti, con Madonia che potrebbe star usando Bruganelli per scopi personali. Queste dichiarazioni hanno scatenato un acceso dibattito tra fan e detrattori della coppia. Il matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, durato oltre 20 anni, è stato spesso al centro delle cronache rosa. La coppia, che ha avuto 3 figli, si è sempre mostrata molto unita, nonostante le frequenti voci di crisi. La separazione, annunciata nel 2023, ha lasciato tutti di stucco, e molte sono state le speculazioni sulle ragioni che hanno portato alla fine della loro relazione. Nonostante le critiche e i sospetti, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sembrano determinati a proseguire la loro storia d'amore. I due non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle accuse mosse da Rosica, preferendo mantenere un profilo basso e vivere la loro relazione lontano dai riflettori. Quello che è certo è che la loro storia ha catturato l'attenzione del pubblico e dei media, diventando uno degli argomenti più discussi del momento. Resta da vedere come evolverà questa relazione e se le accuse di Rosica troveranno riscontro nella realtà o se si riveleranno solo voci infondate. Nel frattempo, i fan dei due protagonisti rimangono in attesa di ulteriori sviluppi, sperando che la verità venga presto a galla.